Al consigliere Polidori, che è il tutor della signora, due parole di presentazione. Allora, grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio la commissione che ha scelto Caterina, ma l'ha scelto per il suo grande amore verso questa città. È veramente una persona degna, una persona che fa le cose con molto impegno e veramente con molta passione. Io sono orgoglioso di averla presentata, ma il resto del giudizio è stato da parte della commissione, penso anche da parte di voi ortolesi che la conoscete bene. L'ultima cosa c'è da dire: 28 dicembre 43 lei c'era, bene, 28 dicembre 2016 lei c'era ancora. Grazie. Insegnante Caterina Burattini, un bellissimo riconoscimento, premiata il 28 dicembre. Sì, veramente bello, perché durante la carriera di insegnante, quindi insegnante sempre a Ortona Centro, quindi sono mezzo Ortona sui miei alunni, però dopo ho cominciato a scrivere poesie per loro, per esempio la festa del papà, che hanno cambiato di tonaccio, e piano piano ho cominciato a partecipare ai concorsi, questo è un discorso, ho partecipato a Roma, Milano, Genova, eccetera, eccetera. Poetessa, anche scrittrice. Sì. No, ricercatrice, scrittrice, per cui sì, ho preso i premi sempre. Siamo nel periodo di Natale, vuol dare una strofa all'Ortona Lentizia, alle tante persone che la seguono e la conoscono a Ortona. Sì, allora io voglio dire che intanto sono contenta del premio, perché questo premio lo giro a San Tommaso, perché le poesie di religione molto spesso venivano molto apprezzate, specie quando io ho fatto la chiesa San Tommaso. Firenze sono alzati in piedi, mi hanno fatto una stand innovation dentro l'università, c'era cioè quel sindaco, si vede che loro hanno una relazione anche per questo apostolo, quindi io, quello era lo scopo che avevo, di propagandare anche l'Ortona che ha questa cosa così sfortunata della nostra storia. E così ogni volta che andavo, io ti vuoi raccontare una frase? Vede, questo è il libro che ho presentato, Giubileo Anno di Grazia, se lo voglio vedere, ecco, questo è il porto di Ortona con San Tommaso, e queste sono tutte poesie religiose ovviamente. Ecco, vedi, è dopo qui. Ci vuoi raccontare una frase in diretta? Di chi? Di una poesia. Ecco, questo per esempio di Papa Francesco, volete? Papa Wikila? Questa è la festa all'Apostolo Tommaso, per quali divini segni giungesti Tommaso, or sono 750 anni nella terra d'Abruzzo, dunque il Cristo risorto che amasti, mio Signore e mio Dio, volevi insegnarci a credere senza vedere. E io ora, quando entro nella solenne cattedrale del mio paese, dove riposano le tue sante ossa, penso che sei stato vicino a Gesù, che ti ha scelto per testimoniare la sua risurrezione. E con amore prego e ringrazio il tuo dolce maestro per il premio grande offerto a Ortona, il mio piccolo paese, che tu non ti stai a Ortona. Grazie e buona vita. Lui poi ci spiegherà molto bene che cos'è tutto questo, ma soprattutto perché tutto questo può servire per il futuro dei nostri giovani. E comunque noi siamo davvero lieti di premiare. Grazie a voi, grazie Sindaco, all'amministrazione comunale, al comitato, all'infaticabile Nino Fezza, che saluto per tutta questa organizzazione. Sì, è un lavoro un po' strano, quando me lo chiedono a volte rispondo con la frase di Nanni Moretti, che fai, vedo gente, faccio cose, perché è un po' difficile. Tuttavia abbiamo visto proprio con le scuole come tra i primi 10 mestieri che si richiedono, i primi 10 professionalità che si richiedono in Italia nel 2016, 9 su 10 hanno a che fare col mondo del digitale. Quindi noi dobbiamo rincorrere questa tendenza, dobbiamo rincorrere questa cultura, ecco perché dobbiamo sempre di più con gli studenti promuoverla. Io ho iniziato in un garage, tutte le storie di informatica sembra che inizino lì, nei garage con il computer di uno zio, Gaetano, che
saluto, che mi ha cominciato a introdurre a questo mondo. Poi la vita è fatta di tanti bivi e ho trovato le persone giuste, cioè, non mi hanno indicato la strada, ma mi hanno aiutato a vedere le cose a 360 gradi. Uno è Mimmo, che è qui con noi, tanti amici delle elementari con cui ho continuato ad avere rapporti, che sono qui in sala, quindi tenere sempre fede alle radici, alle proprie origini. Purtroppo tante ore rubate alla mia famiglia, che qua, grazie a loro anche che sono riuscito a fare quello che ho fatto, mio padre, mia madre, che non c'è più, ma che ad ogni successo mi salutava, mi ringraziava, mi diceva bravo, poi tornavamo a casa e mi diceva sì, però non ti montare la testa. Io non capivo nemmeno perché in quel momento, perché ho fatto sta cosa, questa prima cosa che mi dice non ti montare la testa. Poi l'ho capito con gli anni. Non è credere, mettere passione in quello che si fa, e anche dire ai ragazzi che sono felici di iniziare, che nel paese dove troppo spesso si dice che da fai cussù, qualche cussù ce la fa pure, e quindi... E allora naturalmente il premio lo dedico a mia madre, che si sarebbe voluta questa festa della prima fila, poi ovviamente stasera a casa mi avrebbe preso in disparte e mi avrebbe detto Monen della crede. Grazie a tutti. Francesco Antonio, un bel riconoscimento. La città di Ortona l'ha onorato con il giorno più storico, il giorno della memoria, il 28 dicembre. Bella carriera la sua. Sì, inizia in realtà qua ad Ortona, un premio che apprezzo tantissimo, come dicevano prima, ha avuto diversi anche a livello internazionale. Questo c'ha davvero un sapore, un'emozione speciale, intanto perché è una data che sentivo nei racconti di mio nonno, dei miei parenti che hanno vissuto questa tragedia, e poi perché secondo me è importante sia come ponte verso quella generazione che ci ha permesso di essere qua per i nostri successi, ma anche perché un domani mio figlio, vedendo una bacheca, mi chiederà qual è il significato e mi permetterà di parlargli di quello che è successo e quindi di tramandare questo messaggio e perché lui ha potuto avere certi privilegi che quella generazione non ebbe, quindi è una grande soddisfazione. Lei dirige un'azienda leader nel mondo, una bella soddisfazione. Sì, tra l'altro sono il più giovane, fa parte del comitato, quindi è una grande soddisfazione farlo anche da abruzzese, un'azienda che spesso si conosce meno in Abruzzo come solitamente accade, perché al di fuori è molto molto apprezzata, ha avuto dei riconoscimenti anche da Sole 24 Ore come la migliore azienda italiana, quindi per me è un onore essere oggi in quell'azienda molto molto moderna che dà la possibilità di crescere. Lei ha detto 9 mestieri su 10 ha bisogno del digitale, dell'informatica. Sì, questa è una ricerca che è uscita qualche mese fa su LinkedIn, il portale dove si ricercano persone, cioè si inviano ormai curriculum, e loro hanno fatto questa classifica che ho presentato tempo fa, e sulle prime 10 posizioni lavorative ricercate 9 hanno a che fare con il digitale, quindi un invito ai ragazzi a scegliere con intelligenza quando intraprendono un percorso professionale questo, perché troppo spesso i giovani fanno domande per i posti di lavoro ma non hanno risposte. Perché? Perché secondo me probabilmente oggi la scuola è in ritardo rispetto al tipo di formazione che è richiesta. Tutte le persone che arrivano da noi purtroppo arrivano quasi tutte da fuori e quasi tutte hanno fatto esperienze all'estero o per conto loro si sono messe a studiare queste nuove cose. Quindi secondo me in Italia, nonostante la scuola sia di ottimo livello, sugli argomenti e tematiche è ancora indietro. Questa sera abbiamo assistito alle onorificenze anche per i ragazzi che hanno preso un bellissimo voto all'esame di maturità. Può dare qualche consiglio? Quale strada scegliere? Qual è la migliore per l'università? Sì, sicuramente tutte le facoltà di ingegneria che hanno a che fare con il mondo del digitale, dell'informatica, ma anche scienze dell'informazione, scienze e tecnologie informatiche, quindi tutto quello che è attinente col digitale, il marketing digitale è una nuova frontiera, tutto quello che riguarda le analisi dati, sono tutti temi nuovi, molto innovativi, di cui le aziende hanno bisogno. Buona vita. Grazie, grazie a voi. Cantante Federico Bellicano, un bellissimo riconoscimento per lei.
come ho detto, è un riconoscimento che mi piace anche poter condividere idealmente con tutti quegli altri miei concittadini che ancora oggi aiutano gli altri. Ho fatto riferimento alla data del 28 dicembre perché è molto significativa sia per la città di Ortona che per il soccorso aereo di cui mi occupo, ricordando i fatti del traghetto Norman Atlantic del 28 dicembre 2014. È stato un momento significativo per il soccorso aereo dell'Aeronautica Militare e di tutte le forze armate. E il caso ha voluto che un'altra circostanza altrettanto insomma, significativa che riporta la memoria delle difficoltà e dei momenti difficili per le persone riguardasse pure Ortona. Mi piace ogni tanto riguardare le foto della città di quei giorni e a volte trovo delle analogie con quello che purtroppo ogni tanto mi capita di vedere nel mio lavoro. Quelle immagini mi ricordano della città distrutta di Ortona, mi ricordano immagini purtroppo recenti del terremoto. Quindi questo premio per me assume veramente un significato, perché nella carriera ci capita spesso di ricevere riconoscimenti, ma la prima volta che lo faccio non davanti magari a dei colleghi, ma davanti a degli amici, a dei familiari e a dei concittadini. Quante volte ha sorvolato con l'aereo Ortona? Ma capita, perché comunque volando su e giù per l'Italia, poi l'Ortona è in una posizione felice sulla costa, sul mare, quindi capita spesso, operando molto nel mare noi come soccorso, ci capita di volare su e giù per Ortona. Spesso sorvoliamo posti che non abbiamo mai visto, quindi per me sorvolare Ortona e quindi riconoscere i posti che sono abituato a vedere dal basso è chiaramente tutto un altro sapore. Si vede la cupola di San Tommaso? La cupola si vede, la prima cosa, da lontano si vede prima il promontorio su cui Ortona poggia, poi si vede prima il castello e subito dopo si vede la cupola. Vede anche il negozio dei suoi genitori? Per vedere quello ci dobbiamo girare un po' di più su Ortona, però so bene dov'è. Le manca il mare? Il mare, ma la fortuna nostra è che i nostri centri di soccorso si trovano tutti sul mare, proprio perché la maggior parte dell'attività di soccorso è legata al mare. E quindi ho avuto la fortuna di lavorare tutte le volte che mi sono trovato in una sede di servizio, c'era sempre il mare. Però ogni volta che torno a Ortona faccio sempre un giro giù al porto e vado a vedere il mio mare. Un giovane che vuole entrare in aeronautica, che strada deve percorrere? Ma prima di tutto ci vuole la passione. Io 20 anni fa ci ho provato con tutte le titubanze di chi aveva appena finito le scuole superiori e aveva tanti dubbi, perché poi era un obiettivo difficile, tutti dicevano che è difficile. Poi alla fine, mano a mano che ho provato, ho visto che in realtà era difficile, ma era arrivabile con l'impegno e con la passione. Io non posso consigliare a tutti i giovani almeno di provarci, almeno uno sa che è il gusto di averci provato. Poi ci vuole pure tanta fortuna, però è chiaro che a me questo tipo di carriera ha dato tanto. Ormai sono 20 anni, ho girato il mondo, ho aiutato gente e mi ha dato un sacco di soddisfazione. Buona carriera, comandante. Grazie. Il 28 dicembre del 1943. Cerimonia che ormai conta oltre un decennio. La consegna dei premi ai cittadini meritevoli, a quelli che si sono distinti nella loro vita lavorativa, associativa, si è unita anche ultimamente l'attestazione di merito ai ragazzi che hanno superato l'esame di maturità dell'anno scolastico scorso. Ecco, noi alle nostre spalle abbiamo questa bella realtà che opera da diversi anni e che trasmette, diciamo, quella della memoria storica. Ecco, questo
questo marco, ma così. Polidoro Serena, 100 su 100. Passiamo all'Istituto Tecnico Nautico, aspirante al comando di navi mercantili, Leonzio Gabriele, 100 su 100. Simone Giulia, 100 su 100. Simone Giulia. Qua? Manca anche d'Alessandro Francesco, benissimo. Aspirante alle direzioni di macchine, Giovagnoli Marco, 100 su 100. Ecco qua. Passiamo al liceo scientifico, Cavallo Daniele, 100 su 100. Cavallo Mattia, 100 su 100.